Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cult85, che mi chiede di parlare del film di James De Monaco, Anarchia, La Notte del Giudizio, sequel appunto del primo La Notte del Giudizio con Ethan Hawke, che era secondo me bellissimo, film fra Romero e Carpenter, e qui non cambiano molto le carte, se lì però era tutto giocato in interni, diciamo tutto dentro la casa appunto di Ethan Hawke e famiglia, qui è tutto giocato all'esterno. Allora, la storia appunto di questo Leo, che praticamente durante la notte, la purga del 21 marzo del 2023, decide di armarsi di tutto punto e di andare a cercare gli assassini praticamente del figlio, mentre fra questo incontra due donne, Eva e sua figlia Cali. Eva fa la cameriera, che praticamente vengono aggredite dal vicino di casa Diego, che praticamente le butta in strada e diventano preda di questo Big Daddy che sta per uccidere. Allo stesso modo sta per succedere ai due coniugi Shane e Liz, che rimangono con la macchina a piedi, anche loro stanno per essere ammazzati. Arriva il nostro, che riesce praticamente a caricare tutti e a salvarli, anche se il nostro è chiaramente carpenteriano, un po' da Napoleone, e non ne vuol sapere. Viene convinto comunque a stare con il gruppo e a farli da balia, perché uno di questi gli dice: vieni da una mia collega e lei ti darà la macchina. In realtà è tutta una scusa. Quando arrivano lì poi incomincia a scoppiare già ancora altri problemi, fino appunto agli scontri finali che porteranno sempre i nostri poi a diventare prede, addirittura in un gioco per i ricconi che vogliono sparare a tutto. E poi scopriremo che insomma in realtà è lo Stato stesso a voler ammazzare più neri e più gente povera possibile che ci sia appunto negli Stati Uniti, per cercare di eliminare appunto i cosiddetti fastidiosi poveri. È un film quindi politico, un film molto interessante per come viene gestito. Poi a fare Leo Burns c'è un ottimo Frank Grillo, forse qui nella sua migliore parte. Questo personaggio alla Napoleone che tornerà nel terzo è veramente bomba, e questo film è, secondo me, tanta roba. C'ha delle scene d'azione che sono girate veramente benissimo, tutto in questa notte incredibile, con quel finale veramente eccezionale, e con quell'idea appunto di loro che diventano in una specie di soft air però vero, e vittime appunto di questi, è veramente ganzissimo. Poi quando arriveranno anche le forze speciali sarà ancora più ganzo, per una ribellione che in realtà nasce sempre di più verso questa sfogo, verso questa purga, che come tutti sapete insomma sono quelle la notte in cui tutti possono ammazzare tutti senza avere alcun problema. E James De Monaco stavolta scrive veramente benissimo, a livello di ritmo, proprio dei dialoghi fantastici, e la fotografia notturna di Jacques Jouffre gli dà una mano con questi tagli gotici, con questa sensazione di ritmo che aumenta sempre di più. Le scene d'azione sono girate benissimo, ripeto un'altra volta, con la sua giusta violenza, con una forza assolutamente inedita per il genere, ed è un bellissimo film. È veramente un film che colpisce, pigia veramente duro, anche se non si capisce bene perché ci stia Anarchia davanti, che non c'entra un cazzo con tutto il resto, e dà un po' il senso di cosa pensano che sia l'anarchia in quel senso gli americani. Ma detto ciò, il film comunque funziona veramente benissimo per come riesce a raccontare i personaggi, non si ferma è solo diciamo così alla pelle, ma entra anche sotto pelle, e nonostante non ci sia poi tutto questo tempo, perché il film comunque è pieno di scene action, è pieno di movimenti, di colpi di scena, di idee, thriller, e anche un paio di sequenze veramente horror, veramente riuscite, ma il film in realtà però riesce in quel senso a costruirci dei personaggi credibili, che siano Shane e Liz, che siano appunto la mamma e la bambina, e che siano anche gli altri amici che vanno a trovare. Tutto viene costruito in maniera veramente ottimale, così come vengono costruiti in maniera ottimale anche i cattivoni, come il mitico Big Daddy, interpreta alla grande da un ottimo Jet Conley, appunto per un film che ha degli ottimi attori. Nel ruolo di Eva, la madre, è un'ottima Carmen Yoko. The Soul è una perfetta Cali. Kyle Shen Sanchez è veramente ottima nel ruolo di Liz, come bravo Zach Gifford nel ruolo appunto di Steve. È per un film che funziona alla stragrande, una di quelle saghe che secondo me si sono andate a rovinare praticamente con gli ultimi due, che sono abbastanza veramente tremendi, il prequel e l'ultimo, che è un pochino meglio in effetti, ma il prequel è veramente terrificante. Ma comunque il film funziona bene questo, e funzionerà bene anche il prossimo probabilmente, ma questo forse è il migliore della trilogia insieme al primo, proprio perché ha una forza carpenteriana nell'idea dei personaggi, nella struttura, che non è assolutamente legata a altri film action del periodo, che sono quasi tutti sconsideratamente senza niente da dire. Invece questo è un film politicamente interessantissimo, che distrugge l'idea appunto della violenza mantenuta solo per una notte, con un'altra volta distrugge l'idea che siamo tutti uguali di fronte anche alla purga, col cazzo i ricchi fanno quello che vogliono, ed è proprio un sistema in realtà studiato per eliminare tutti quelli che sono con la cosiddetta feccia della società. Quindi per me un film veramente fantastico, un film politico, un film d'azione, un film insomma dove Carpenter vive in ogni inquadratura e che riesce a farmi sta bene ogni volta che lo vedo. Una narrazione complessa eppure così semplice, eppure in un certo senso che va dall'alto al basso attraverso citazioni continue, questo Anarchia, La Notte del Giudizio potrebbe essere il film che fa per voi, di sicuro è il film che fa per me. Il link del film che fa per me è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube il super grazie, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, Anarchia, La Notte del Giudizio per me è di molto un bel film. Dopo il primo credevo che De Monaco facesse una cagata, invece questo gli è venuto molto bene, perché ha ribaltato tutto, ha portato tutto all'esterno, e quindi tutta la tensione che veniva creata nel quasi niente dell'azione del primo film qui invece è ribaltata con scene appunto spettacolari che ricordano anche un certo cinema di George Miller. Il film è qui
fatelo vostro.